E adesso con Alberto proveremo a leggere questo testo molto bello di una grande artista e pittrice che è un'icona del Novecento, che non è soltanto una straordinaria pittrice, ma è anche una delle donne più influenti dal punto di vista culturale del Novecento. È un'icona quindi intramontabile. E il suo rapporto intenso anche con la sofferenza, il suo amore appassionale per, ricordiamo, Diego Rivera, si tradusse poi in opere sia pittoriche ma anche letterarie in cui raccontava la sua travagliata esistenza. E questa sera parleremo di una delle poesie più belle di questa grande artista, dal titolo Ti meriti un amore. In questo momento sto parlando di Frida Kahlo. E quindi perciò adesso Alberto abbiamo una grossa responsabilità, perché questa poesia di Frida Kahlo è tra le poesie più amate dai nostri ascoltatori e in generale una delle poesie più cercate sul web. E naturalmente ti propongo sempre sfide atomiche. Sempre Semplici, semplici, eh. semplici, semplici. Vabbè, ma sai, sei il mio allievo preferito, quindi non, con te posso puntare in alto, va bene? Egli era il preferito di Dio, Egli era il prediletto, il ok? prediletto. Egli era il prediletto. Allora, questa poesia si chiama Ti meriti un amore. Vediamo di trovare però un testo dove ci siano meno pubblicità e più testo. Tu la conosci, Alberto, questa? Ti è mai capitato di leggerla? L'ho sentita ma tempo fa, e quindi veramente bella. Sì. Ma Vero, eh? Vero, poi sì. Frida Kahlo era intensa in tutto quello che faceva, dalla pittura alla poesia. Assolutamente, assolutamente. Infatti, è un'icona, lo ripetiamo, un'icona del Novecento, e devo dire che ancora adesso, un po' dappertutto, la sua immagine è intramontabile, è sempre di moda, eh? La ricordiamo anche in quelli che sono i suoi autoritratti. Ecco, per esempio, questo autoritratto di Frida. E mi somiglia moltissimo. Ti somiglia? Beh, diciamo che tu hai un po' meno capelli rispetto Sì, a Frida. cioè giusto quello, anche meno baffi. Meno. Giusto. Sì, no, beh, è importante. Ecco, diamo Aspetta, un'occhiata. facci. No, Riesci a bisogna avere. vedere? Sì, però. È molto più bella lei. Ma Frida perché? Eccola, quindi questa è una delle sue foto in cui si viene ritratta, e lei stessa poi si sceglie di ritrarsi nei suoi autoritratti in maniera molto veritiera, non disdegna di mettere anche in rilievo i suoi pregi e difetti, che sono soggettivi, dipende anche dalla cultura a cui uno appartiene. E però lei, quando le domandavano come mai aveva questa predilezione per dipingere degli autoritratti, lei diceva: beh, semplicemente faccio degli autoritratti perché dipingo la persona che conosco di più, e cioè me stessa. E quindi adesso arriviamo alla poesia, e noi con molta umiltà ci accingiamo a leggerla per capire appunto qual è il modo giusto per interpretarla. Allora adesso la condividiamo, la leggiamo assieme, cerchiamo di capire quali possono essere il modo giusto per intraprenderla. Riesci a leggerla, Alberto? Sì, ho aumentato qui la visione. Aspetta che posso anche leggermente No, ingrandire. vabbè, Ti va ho bene? aumentato qui. Sì. Ok, anche perché abbiamo bisogno però di leggerla un po' tutte, quindi fino alla fine ti meriti un amore. Ti meriti un amore. Bene, allora, leggiamola assieme.
E in questa poesia di Frida Kahlo, quindi è un augurio che lei fa a se stessa, perché tutti noi meritiamo l'amore e lei ci descrive questo amore. Proviamo a leggerlo insieme allora, Alberto. Diamo una lettura, visto che conosciamo il tema, però non conosciamo ancora il testo. Vi ricordo che per poter leggere e interpretare un testo, prima bisogna studiarselo. E la prima cosa da fare, come tu ti ricorderai, Alberto, che cosa io suggerisco di fare quando Di si ha mettere di le fronte. vocali e poi le Sì. cesature. Le cesure. Allora, in realtà Eppure, scusami, cesure. il protocollo è questo. Attenzione tutti. Dovete ricordarvi che quando avete a che fare con un testo, specie un testo nuovo, la prima cosa da fare è stampare questo testo perché è sempre meglio lavorare con il cartaceo. Sul cartaceo provvedete con una matita a segnarvi quali sono le vocali aperte e chiuse. Perché è importante segnare questi accenti, quindi l'accento acuto o l'accento grave, per poter essere poi sicuri nel parlare, nel leggere, essere sicuri di quale sarà poi la giusta, fonetica da dare a queste parole, quindi a queste vocali toniche. Un'altra cosa importante a cui accennavamo è il fatto di utilizzare anche la matita per segnare le pause e le cesure. Vi ricordo che la pausa di un testo corrisponde indicativamente ad una virgola, e cioè la punteggiatura di un testo ci permette anche di individuare i punti in cui fare delle pause. Le pause sono fondamentali nella lettura. Ciò che connota una lettura professionale da una lettura dilettantesca è appunto, oltre a timbro di voce, respirazione, articolazione, tutta una serie anche talento vocale, bisogna stare attenti tantissimo alle pause, perché le pause danno innanzitutto ci permettono di sottolineare alcune parti del testo e soprattutto le pause ci consentono di riprendere fiato e quindi di poter proseguire la lettura di una frase fino in fondo senza fermarci o comunque senza avere intoppi. Perché non c'è cosa peggiore quando poi si legge di fermarsi, fare delle pause sbagliate perché non abbiamo preso il fiato al momento giusto. Per concludere il discorso sulle pause, vi ricordo che la pausa va presa in corrispondenza di una virgola, anche se non tutte le virgole. Nel caso di una poesia, si tende comunque a utilizzare la punteggiatura anche per fermarsi in corrispondenza delle virgole. E in corrispondenza dei punti, dei due punti e del punto e virgola, invece ci troveremo di fronte ad una vera e propria cesura, quindi una pausa più lunga che ci consentirà di prendere anche un respiro pressoché totale. Ogni volta che cambiamo, frase, ogni volta che prendiamo respiro e quindi superiamo una pausa, dobbiamo ricordarci che quel fiato che ci servirà per completare la frase è anche importante per cambiare un po' tono, per dare colore ad un'espressione che altrimenti sarebbe troppo monotona. Va bene? Quindi, perciò, prima cosa, Alberto, quindi cosa facciamo? Prendiamo questo testo, lo stampiamo e ci segniamo le vocali aperte e chiuse e le pause e le cesure. Va bene? Questo non possiamo farlo adesso perché la nostra sarà una lettura estemporanea, però la nostra prima lettura ci consentirà di fare una mappatura del testo per capire dove poi ricordarci di inserire le pause e al tempo stesso, ora mentre leggerai, ci segneremo quelle parole un po' più ostiche che andremo a individuare per sottolinearle. Allora, abbiamo quindi condivido con te lo schermo. Ecco qui. Allora, leggiamo. Ti meriti un amore. Vado. Sì. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che balla. Che voglia ballare con te.
che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Ok, perfetto. Quindi abbiamo dato una prima impronta a questa poesia molto bella e molto significativa che riguarda l'amore. E devo soltanto dirti che dal punto di vista della dizione ho notato che hai detto volta invece di volta. Non so se è stata una Volta, oddio, sì. volta che trovi il paradiso ogni volta che Ogni guarda. volta, sì. Ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Bene, allora a questo Beh, punto, se me ne è Alberto, beccata solo una, devo dire che dai, sto no, già. vuol dire che sei stato bravo e che vuol dire anche che Caruso Speaker è un metodo pratico, La veloce Madonna, e anche divertente. Ok, assolutamente. allora, perciò ti meriti un amore che ti voglia spettinata. Adesso cerchiamo di individuare le pause, va bene? Partendo dal presupposto che la dizione ce l'abbiamo, perché non ho notato degli errori, adesso individuiamo dove sono le pause, facciamo una mappatura del testo. Perciò Sì. la prima frase si conclude con una virgola e quindi certamente là ci sarà una prima pausa, giusto? Sì, Leggiamo. anche se io Sì. la pausa l'ho messa anche Con qui tutto. al ti meriti un amore, per dare un'enfasi al Sì. fatto che si merita un amore. Sì, sono d'accordo con te. Non so se per te va bene, quindi io Sì, una è una pausa buona metterei. interpretazione. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, però non farei una pausa, Tutto così, ok. giusto l'enfasi, no, giusta l'enfasi. Però non farei una pausa. Allora, all'inizio, forse la prima frase, sì, ti meriti un amore Ok. Ti meriti un amore. che ti voglia spettinata, Che quasi ti come se voglia fosse un spettinare. titolo, che ti voglia spettinata, con tutto e le Con ragioni che tutto. ti con E tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto con tutto. e i demoni che non ti Demoni lasciano che dormire. ti Quindi, ti meriti un merita amore. amore Un che ti amore che faccia ti voglia sentire sicura. sicura, In pausa. In grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, pausa. Che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle, cesura. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guardi nei tuoi occhi, pausa. E non si stanchi mai di leggere le tue espressioni, pausa. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, pausa. Che ti appoggi quando fai ridicolo, pausa. Che rispetti il tuo essere libera, pausa. Che ti accompagni nel tuo volo, pausa. Che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Frida Kahlo. Ok, adesso abbiamo. Le pause sono semplici, hai visto Alberto? Sono delle pause legate proprio alle virgole. Adesso È fantastico. Sì, è veramente molto bello. Vai, sì. è particolare, è veramente toccante, sì. E facciamoci un'altra lettura in cui rispettiamo queste pause e diamo anche un'altra impronta e poi faremo un altro lavoro per rendere questa poesia, dargli vari colori. Adesso diamogli un colore, ancora un po' neutro, eh? Non gli diamo ancora un carattere. Però rispettiamo le pause e cerchiamo ogni Ok. volta che fai una pausa, quando riprendi il discorso, di fare un cambiamento, un po', dare un po' di brio alla tua voce. Va bene? Ho capito. Prego, prego. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,
che senta che i tuoi abbracci siano perfetti per la tua, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un Punto. amore che voglia. Punto, sì. Era punto, quindi per concludere un po' di più. Sì. Attenzione che hai Che detto mo, senta. ho sentito mondo invece di Sì, mondo, mo mondo, sì. ripetiamola da ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura. Ripetilo da là, per favore. Ti Ti meriti meriti un un amore amore che che ti ti fa, ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti faccia sentire sicura. Sì. meriti un amore che voglia ballare con te, Sì. che trovi il paradiso ogni volta che guardi nei tuoi occhi e Sì. non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quanto canti, quando canti, mannaggia di pescetti. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Perfetto, allora abbiamo dato a questa poesia un ritmo e un tono giusto, un neutro, come ti dicevo. Adesso proviamo a dargli un Un altro po' di colore. colore. Sì, però cerchiamo di immaginarci una situazione. Io qua vedo un amore che ti voglia spettinata, quindi vedo anche il desiderio di una certa intimità, Intimità, infatti, io immagino esatto, in camera da letto, dopo bravo, quindi lì, lui ma anche stesso. al risveglio, quindi Sì, un'intimità al risveglio, sì. quotidiana, una quotidianità, perché ti dice ti meriti, cioè tu, quindi noi ci meritiamo un amore che ci voglia anche spettinati con tutto quello che ci passa per la mente, anche le ragioni che ci fanno alzare in fretta, con quei demoni che non ci lasciano dormire. Ci meritiamo un amore che ci faccia sentire sicuri, quindi avere accanto a sé qualcuno così forte in grado di mangiarsi il mondo, questa espressione molto forte, in grado di mangiarsi il mondo, Mondo talmente quando cammina accanto a quando te. cammina accanto a te, quindi una presenza molto forte, che senta Senta che i tuoi che abbracci sono bracci sono perfetti perfetti. per la sua pelle, quindi sono un tutt'uno, i loro corpi sono all'unisono. Ti meriti un amore che voglia ballare con te. E io immagino questo ballo, lo immagino un ballo travolgente, o comunque un ballo sensuale, può essere un tango, qualcosa di travolgente, no? Perché ti meriti un amore che voglia ballare con te. Che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, quindi quando sei libera, talmente libera di esprimerti anche attraverso il canto, che ti appoggi quando fai il ridicolo, quindi che sappia difenderti e ti possa ti sa, ti, sia, sia in grado di assecondarti quando scherzi. Che rispetti il tuo essere libera, quindi che rispetti con la tua dignità di donna libera, che ti accompagni nel tuo volo, quindi che ti accompagni nella tua voglia di libertà. Spiccare il volo significa quindi voler abbracciare il mondo in tutte le sue diramazioni e che non abbia paura di cadere, Di quindi cadere. qualcuno di coraggioso, cadere, con la E chiusa, cadere. Cadere, sì. Insomma, ci meritiamo un amore che ci spazzi via le bugie, che quindi ci dia verità. Deve spazzar via le bugie, vogliamo verità, dobbiamo avere anche qualcuno accanto che possa darci l'opportunità di vedere davanti a noi quali sono le cose vere, le cose importanti, le bugie, ciò che ci inganna, ciò che non è veritiero, ci facciamo prendere a volte da certe illusioni e infatti ti dice che ti porti l'illusione, quindi che l'amore che spazza via le bugie è la realtà, ma che ti porti anche l'illusione, quindi che ti faccia anche sperare. E Sì, poi questo è bello, questo la finale. quotidianità.
la quotidianità, il caffè. Quindi siamo tornati, Alberto, in quella stanza da letto che ci siamo detti che l'era spettinata, che si è appena alzata, e quindi perciò, non so se è capitato anche a te, ma la maggior parte delle donne che ho avuto la fortuna di conoscere, in quest'ultimo periodo della mia vita, tutte mi dicono la mattina, non, quando al mio risveglio, non ho voglia di parlare con nessuno fino a quando non ho bevuto una Non tazza prendo il di caffè, è vero, caffè. E quindi io dico, appunto, amore, te lo devo dare io il caffè, perché sennò con te non posso è parlare fino a quando te lo faccio trovare pronto, così almeno vero. Beh, c'è chi possiamo. ne approfitta, Cioè, come me. esatto. Però a letto ti porto il caffè, ma ti devo portare anche la poesia. E la poesia non si compra al supermercato come il caffè, la poesia o ce l'hai o non ce l'hai, oppure la puoi coltivare, naturalmente. Quindi abbiamo anche trovato una collocazione. Vogliamo provare quindi a leggere questa poesia come se tu stessi raccontando questo quadro di intimità e quindi dandogli anche una visione, come se tu fossi questo testimone non visto, quindi invisibile. Di questa quotidianità. E quindi è come se tu leggendo vedessi queste immagini, è come se per ogni cosa che dici, come del resto dovrebbe fare l'attore o comunque chi interpreta un testo, dovrebbe immaginare ciò che legge, perché cosa ci dà la verità? Cosa facciamo noi nella vita di tutti i giorni? Quando pensiamo, non sappiamo esattamente le parole che utilizzeremo. Sappiamo l'argomento, cioè io in questo Certo, sì. momento so cosa vorrei dirvi, però non so esattamente le parole che utilizzerò. Quando abbiamo già un testo scritto, abbiamo fretta di leggerlo e quindi si sente che è un testo già scritto che noi stiamo leggendo e non interpretando. Ma se tu ti fai le pause giuste, ma non soltanto delle pause teatrali, ma delle pause che ti consentano di vedere queste immagini, ne trarrà beneficio certamente la recitazione, anche l'interpretazione del testo. Quindi proviamo a leggere questo testo come se noi stessimo proprio lì, nella stanza, nella casa di Frida Kahlo. Siamo in questo Novecento esotico, come i quadri che lei dipinge, e tra tanti colori vediamo poi il risveglio di questa donna che è passata alla storia per il suo modello di femminilità. Prego, Alberto Pigone. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta i tuoi abbracci. Ah, che senta Che i che tuoi i tuoi abbracci abbracci, che i sono tuoi abbracci, ho perso perfetti un per che, la scusami. Che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guardi nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Bello, mi sei piaciuto nel finale, bravo. Ok, Grazie. bella interpretazione. Mo' possiamo fare delle varianti. Ok, abbiamo trovato un po' il colore neutro che poi comunque ha un carattere. Mo' adesso divertiamoci. Divertiamoci a inventare, anche tu proponi delle varianti. A me piacerebbe innanzitutto trovare un'altra chiave di questo testo, cioè una chiave, me la sono immaginata mentre la facevi, un'interpretazione un po' più sussurrata, Sì, come se fossero proprio
accanto. Bravo, come se stessero Allora, ancora abbracciati o comunque se stessero uno accanto all'altro e quindi perciò come se ci fosse quasi questo... alla ti Sì. presento Joe Black. Sì, ti presento Joe Black, però nell'orecchio, quindi Nell'orecchio, sì, molta esatto. meno voce, Alberto. Ok. Facciamo una strofa per volta. Quindi immaginiamo proprio questo sussurrare, no? E quindi è come se tutto cominciasse con amore. Amore, ti meriti un amore. Non è tesoro, ti meriti un amore che ti voglia spettinato. Allora, quindi immagina quest'uomo o questa donna che stia accarezzando i capelli del suo compagno e che quindi dica: ti Ti meriti meriti un amore, un amore che ti ti voglia meriti spettinato. un amore che ti voglia Ecco, spettinata. bravo. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto, e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto, e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta i tuoi abbracci. Che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Alberto, quando reciterai questa poesia alla tua amata, lei si Sì. scioglierà e forse dovrai pure fare il cappuccino oltre al caffè. Ah, col cornetto Col pure. cornetto. Bene, bene, bene. Allora, sì, ci siamo. Soltanto che vorrei provare a fare un'interpretazione su questa falsariga qua, però ancora meno voce, guarda, cioè tipo così. Amore, ti meriti un amore che ti... Allora, proviamo... Ecco, qua dobbiamo fare il passaggio. Dobbiamo evitare di leggere come se stessimo leggendo, ma come se queste parole venissero fuori mentre parliamo. Non sappiamo che c'è scritto. Quindi andiamo piano. Ti meriti un amore che ti voglia spettinato. E qua già si sente che stiamo leggendo. Amore, ti meriti un amore che ti voglia spettinato con tutto, e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto, e i demoni che non ti lasciano dormire. Ecco, troviamo una chiave un po' più così. Ok, ci sto. Ti meriti un amore, amore, ti meriti un amore che, ti meriti una voglia, un amore che ti voglia spettinato, così, con tutto. E le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Prova, Alberto. Meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto. E le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto, e i demoni che non ti lasciano dormire. Ok, Ti rallenta, meriti un rallenta, amore. rallenta. Ok, Ti ti meriti meriti un un amore amore che ti faccia sentire che ti faccia sicura. sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, Bravo. che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e Bravo. non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Bello. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia mai paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Ah, bravissimo. Penso che questa sia la chiave giusta. Che ne No, pensi? mi piace molto. Potrebbe essere proprio una cosa sussurrata, quasi all'orecchio, e ti dice: guarda,
Ecco quello che ti meriti, sei così bella, sei così preziosa che ti meriti questo, questo e quest'altro. E quindi chissà se ti meriti un amore come sono io, oppure ti meriti qualcuno che sia veramente prezioso almeno quanto lo sei tu. E mi auguro di poter essere io all'altezza di questo amore che tu meriti. Va bene, quindi credo che questa sia la chiave più romantica che potevamo trovare, e più Veramente, giusta. mi piace molto. È bella questa interpretazione. Ora Poesia possiamo che. continuare a giocare. Eh sì, dimmi, Sì. Alberto. No, dico una poesia che ho proprio sentito mezza volta, forse, però mi era piaciuta. Sì. Tanto tempo fa. Rimane, Molto bello. rimane, rimane. E adesso proviamo a giocarcela in maniera diversa. Troviamo Ok. un'altra situazione. Proviamo a fare un'altra interpretazione su una situazione diversa. Prima abbiamo fatto lei che è accanto a lui e che quindi lui le sussurra queste frasi d'amore, mettendo in risalto il suo valore, la sua importanza. Ora, possiamo fare un'interpretazione diversa. Potrebbe essere invece che lei, sia innamorata di qualcuno che non la capisce. E quindi, questa persona che parla e che dice È queste un amico parole è un amico, bravo. che cerca di svegliarla. È un amico però che sotto sotto però ci tiene a lei e che... Guarda che ci sto io qua. No, Nel senso no, che dico, lo so, ma quante volte mi è capitato? ti meriti un amore che L'amore sono che sono io. io. Quante volte, Alberto, ci è capitato di Oramai vivere una situazione del genere, ma la regola dell'amico non cambia son pien le mai, fosse. e Sono pien le sappiamo che fosse. sono fossi scansati. Detto ciò, proviamo così. Allora, quindi, facciamo che immaginiamo questa situazione. Lei non ha dormito, ok? Questo amico è sopraggiunto a casa sua perché sentiva che lei avesse bisogno di lui e difatti la ritrova tutta spettinata, tutta sfatta, eccetera, perché ha trascorso una notte insonne perché i demoni sono venuti a trovarla, i demoni dei pensieri, ovviamente è una metafora, e quindi questo amico si trova di fronte ad una situazione, quindi vede la sua amica di prima mattina che non gode di buona salute psicofisica, e quindi si dispiace, si amareggia di questa cosa, e quindi cerca, come dicevi tu, di destarla da questo torpore, perché non ha dormito, perché quest'uomo di cui lei è innamorata è un uomo che in fondo non le sa dimostrare il suo amore, è un narcisista che è concentrato su se stesso e che quindi non riesce a vedere la bellezza e la peculiarità di questa donna. Quindi facciamo che è una lettura un po' più nervosa, come per dire, cioè che guarda un po' come ti sei ridotta, tu non capisci, ma ti meriti un amore che ti voglia spettinata. Quindi ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutte le ragioni che ti fanno alzare in fretta. Qua dobbiamo andare lenti. Guarda, Frida, tu ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto, cioè con tutto ciò che sei. E i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, Frida, in grado di mangiarsi il mondo quando cammino accanto a te. Un amore che senta che i tuoi abbracci, sono perfetti per la sua pelle. Frida, ascoltami. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Frida, ascoltami. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo e che non abbia paura di cadere.
Ti meriti un amore che spazzi via le bugie e al tempo stesso che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia, che è qualcosa che nella nostra vita non può mai mancare. Ma sì. Okay? Quindi facciamola, questa era ancora un po', però io la farei un po' più, cioè è come se questo amico fosse proprio affranto nel vederla così, quindi la supplica di capire che sta sbagliando, perché tu, Frida, ti meriti un amore che ti voglia così spettinata, con tutto ciò che sei, le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Tu ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Frida, ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni così piene di poesia. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera e che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Questo è quello che ti meriti, Frida, ed è quello che ti auguro di trovare. Proviamo così, Albert. Questa potrebbe Sì. essere la nostra ultima interpretazione, diciamo, di fantasia per chiudere la nostra serata dedicata a Frida Kahlo. Alberto Okay. Vigone. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un ascolto, ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Allora, io la farei. Mo l'hai riletta, ce l'hai più calda. Sì. La farei innanzitutto più lenta, molto più lenta. Meno voce, più nervi, perché ti ripeto, questo qua siamo usciti dalla situazione per cui. Sì. Quindi questo Ti meriti amico un dice, amore, si incazza, no? Dice: che Ma Frida, svegliati. ti meriti un amore che ti voglia spettinata. Bravo, questo. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata Bravo. con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, Bravissimo. con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i suoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Ottimo, rifacciamo però la parte finale, da ti meriti un amore, là ti sei giustamente accalorato, ti meriti un amore che ti Incazzato, spazzi via le ti vuoi bugie, però le bugie svegliare. svegliati, ma che ti spazzi via le bugie, ti faccia scoprire la verità, ma che ti porti l'illusione. Fanno una bella pausa lì, l'illusione. Poi ti aspetti che dica una cosa altrettanto poetica, ma invece poi dice una cosa della quotidianità, il caffè. Il caffè. Cioè, ma quel caffè non è il caffè, è una tazza nella quale sono contenuti tantissime emozioni.
di quotidianità. Capito? Quindi è un caffè nel quale il caffè non È è la poesia. il caffè, ma cioè quella tazza piena di vita, di amore, il caffè, con tutta la sua fragranza, con tutto il suo profumo, con quel sapore che tu gusti la prima mattina al risveglio. Quindi quello è il caffè, cioè praticamente ti porta l'illusione e il caffè. Cioè, quindi ti porti piacere, ti rassicuri, al tempo stesso ti consoli, ti risvegli, ti riporti al mondo, capito? Ti resusciti in un certo senso. È la poesia. Quindi io farei: ti meriti un amore che ti spazza via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè, cioè ancora peggio, e la poesia. Quindi è un salire, ti meriti una. Vai, vai. Ti meriti. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Mettiamoci un punto a illusione, secondo me. Ok, Ti meriti una. ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione. Il caffè è la poesia. Il Però caffè. è troppo. Il Il caffè. caffè. Il Il caffè. caffè, dagli proprio il Il caffè. caffè, il La poesia. caffè e la poesia. Questa E è la poesia. la poesia. Guarda, rifacciamola un'ultima volta, perché adesso ce l'hai e così poi questa è quella che stampiamo, eh? È quella che Va poi bene. portiamo allo sviluppo quando c'era ancora la pellicola e Sì, noi che infatti. siamo ormai un po' datati sappiamo Oh, che. sì, infatti. Quando era la buona, bisognava svilupparla, portarla allo sviluppo, e quindi perciò era quella che poi andava nel film. Facciamo quella che va nel film. Ok. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta. Con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quanto canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione. Il caffè è la poesia. Caro Alberto Picone, ti sei superato. Complimenti. Ringrazio. Guarda che se Frida Kahlo avesse sentito da te questa poesia, probabilmente si sarebbe tagliata le sopracciglia. Ma Quindi no, ma perciò, mi no, piaceva pure così, vabbè, ti guarda. piaceva. No, vabbè, te lo dico perché l'avresti sciolto, si sarebbero sciolte le sopracciglia mentre tu recitavi questa poesia in questo modo. Bene, Alberto. Io sono contento di aver letto con te questa poesia, ci tenevo perché comunque serviva anche una voce altisonante, una voce Ringrazio. bella calda, maschia come la tua. Fanne tesoro, mi raccomando, di tutti questi No, ma insegnamenti e assolutamente. mi raccomando, quando farai strage di cuori, ricordati degli amici Ma anche perché le risorse sono quelle, quindi un amico. Un amico nel momento del bisogno è sempre utile e quindi ti saluto dandoti appuntamento a presto e quindi troveremo certamente un altro bel momento di poesia o di narrativa, di letteratura che ci porterà a imparare la dizione e al tempo stesso ad arricchirci dal punto di vista culturale, perché proprio in questo momento di cultura ne abbiamo bisogno. Assolutamente sì. E come diceva un amico di mio fratello che era fissato con il bodybuilding ma non aveva studiato, diceva: sai Gianluca, quando non c'è cultura c'è culturismo. Quindi perciò buona cultura a tutti, siate Grazie. culturisti della mente, siate culturisti della poesia, Attenzione al gesto. esercitatevi, esercitatevi, esercitatevi a
utilizzare il vostro cuore e ricordatevi, siate dei maschi gamma, avvolgete le donne con le vostre emozioni, i vostri sentimenti Assolutamente. attraverso dei colori che non sono soltanto i colori della voce, ma sono i colori, e cioè Dello spirito. lo spettro della vostra anima. Va bene? Caro Grazie Alberto, mille, Gianluca. buonanotte a te e a presto. Buonanotte a tutti. Ciao, Ciao. ciao, 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 ciao.